ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Attenti a quei due che stanno cantando e noi balliamo proprio su quelle note un bel valzer lento. Quello non lo era, ma è lo stesso. L'hai imparato, Luciano? È un valzer un po' lento questo. Eh sì, proprio come quello della grande orchestra italiana Franco Baguzzi, carezze. Vabbè, vabbè, salutiamo, salutiamo. Ciao, amici. Io stavo ballando, mi hanno preso così all'improvviso. Adesso che hai imparato bene. Ho imparato. Un, due, tre, pa, elevazione, un, due, tre, pa. Questo era il valzer, quello che stavamo facendo, Maccarezze, lento, è un valzer lento, quindi uno, due, tre, elevazione. Elevazione, esatto. Elevazione ci vuole. E ci vuole l'elevazione. Comunque, buonasera, buongiorno, buonasera a tutti, benvenuti a Ritornelli anche oggi. Belli con noi, ci troviamo qui al ristorante Adons di Alto Pascio, dove ci divertiamo veramente alla grande, dove si mangia veramente bene e soprattutto mi hanno detto che anche voi, alcuni amici che venite a mangiare qua, vi trovate proprio alla grande e bene. Allora, facevamo il valzer lento perché, Paola? Perché arriva l'orchestra italiana Franco Baguzzi con Carezze. E vai! A chi regalerò la solitudine? Mai lasciato tu in fondo all'anima, dimenticarti vorrei, ma ho nostalgia di te, passano gli anni ma tu sei qui, sempre qui, nel mio cuore. Quei baci chi li dimentica? E quel profumo di resina? Dopo un bel valzer lento ci facciamo anche una bella baciata. Tanto dai, lo sappiamo ballare, appunto, cosa ci manca? E il bacino in tu e pa. Allora vai, una promessa. Nostro amor. Se il nostro amor sarà infinito, solo il tempo lo dimostrerà. Non servirà una promessa o un giuramento di fedeltà, perché ogni giorno lo confermerà. Sentimento d'intensa passione non si confonde con una illusione. Tu per me sei l'unico valore che ti allontano ogni dolore. E se un dubbio dovesse arrivare, una carezza potrebbe alleviare. Ogni piccola ferita scomparirà
se mi curerai. Se il nostro amor sarà infinito, solo il tempo lo dimostrerà. Non servirà una promessa, un giuramento di fedeltà, perché ogni giorno lo confermerà. Se l'amore è pazzia, voglio perdere il senno per te, tutta la vita nella follia, questo è il premio che voglio da te, il mio giuramento di fedeltà. E adesso andiamo a intervistare l'artista di oggi, scopriremo qualcosa in più dell'artista di oggi, quindi parte la sigla di Intervista con l'artista. Tienilo per te. Non dirlo a nessuno. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, e che artisti qui oggi. Ma ragazzi, ieri c'erano Il Padrino, c'era Mina, adesso abbiamo Il Sentiero del Cuore ancora trasformato, perché abbiamo, insomma, io sto leggendo qui Boia De, saluto tutti gli amici di Livorno, di Pisa. Ecco, no, Boia De sicuramente di Livorno. Di Viareggio, di Lucca. Dice, ma di dove sei? Che nessuno, la mia povera mamma mi diceva sempre, non mi ricordo dove t'ho fatto. Saluto tutti quanti. Ecco, giusto, Boia una De, donnina per la bene. La Paola. E invece qui abbiamo, io sono Charlo perché giustamente non vuol parlare, ma scrive, no? È meraviglioso, meraviglioso. O sai che ti ho sempre seguita in televisione, Paola? E anch'io voi, sei proprio ragazzi. Bella, anzi, sei proprio belloni. Boia De. No, ma invece di far tanto un pochino, come dire, il furbino, no? Ho appena litigato con la moglie, oh, ecco, Paola. Ho lumacone, c'hai pure la moglie. Boia della moglie, e 40 quindi? Anni che mi dice ti amo da morire, ma non muore mai. Boia de. Ma non vorrà mica magari che schiatti tu. Ha fatto arrabbiare, ha detto. Devo andare dal dottore, ha detto, che ci vai a fare dal dottore? Sempre dal dottore, sempre dal dottore. Gli voglio chiedere come mai quando facciamo l'amore una volta sento caldo e una volta sento freddo. E occorre andare dal dottore, gli ho detto, te lo dico io, perché una volta quando fai l'amore senti caldo e una volta senti freddo, perché una volta la fai a Ferragosto e quell'altra la fai a Natale. Boia te. Ecco, bel elemento, voglio dire. Paola. Ecco. E poi quindi tua moglie ti sopporta da 40 anni. 40 anni, povera. E poi donna. Cosa mi vuoi raccontare di bello? Ecco, perché vedo che mi racconti solo cose belle. Ma io qui vedo tanta luce, mi ricordo quando ero piccolino avevo paura del buio. Ecco. Ora che sono cresciuto ho paura della luce, specialmente della bolletta della luce quando arriva da pagare. Boiade appunto. Mentre tu parli, c'è Charlot che scrive, anzi disegna. Non capisco onestamente questo bel disegno a cosa si è ispirato, perché visto quello che hai detto tu. Ma facciamo vedere, ha disegnato un bel fiore, cioè ma con un Boiade tu disegni un fiore, Charlot. Ma non ci conosciamo, siamo appena. Sì, perché io ho preso il posto di Pallera, mi hanno chiamato per fare il giudice in questa rubrica Tu che sei fa. Nella trasmissione ritornello. Charlot ha cancellato il cuore. Aveva fatto un cuore, non ti sarei mica innamorata di Boia De? Boia De, potresti resistermi... Poco. Diglielo te quanto, Luciano. Sì. No, diciamo 30 Luciano, secondi. Dato che ti hanno chiamato in causa, vieni Boia, un po' io che tu, Luciano, io quando Nelli, vedo Luciano Nelli, sono venuto... Apposta per Luciano Nelli? Anche. Vieni un po' qua, Luciano Nelli, che ti chiamano in Boia, causa. Boia, Livorno, tutti, Lucianino, salutami Lucianino. Te lo saluto. Eccomi, vai. Eccolo qua. Ti chiamano in causa e tu non arrivi. Vieni. Noi dobbiamo oggi far ascoltare una canzone del Sentiero del Cuore. Il sentiero è rappresentato anche da Boia De e da Charlot, in qualche modo, che si chiama La Cocumera.
La vuoi descrivere tu? Beh, sarebbe la femmina del cocomero. Semplice. Il per cocomero, farla il retro e la cocomera. Ecco. L'ascoltiamo allora? Boia. E continuiamo domani questa bella chiacchierata. Boia. E qui cosa c'è scritto? Ira. Ira. No. Manca un H, io te lo dico, però comunque va bene. Urrà, volevi dire. Ah, ecco, mi vabbè, ma Charlotte è francese. Scusa, mica le può sapere tutte. Si può permettere di sbagliare. Okay. La cocomera, il sentiero del cuore. È un rimedio naturale, ti fa bene, non fa male. È la giusta medicina che fa alzare la pressione. Non ha controindicazioni, consigliate dai dottori. È una dolce vitamina che rallegra il corazon. Mangia, mangia la cocomera, è sto frutto tropicale. Baila, baila la cocomera, è sto ritmo farei ballare. Mangia, mangia la cocomera, è sto frutto tropicale. Baila, baila la cocomera, è sto ritmo farei ballare. Naturale, ti fa bene, non fa male. È una dolce vitamina che rallegra il corazon. Mangia, mangia la cocomera, è sto frutto tropicale. Baila, baila la cocomera, è sto ritmo farei ballare. Mangia, mangia la cocomera, è sto frutto tropicale. Baila, baila la cocomera, è sto ritmo farei ballare. Ci piace questa nuova entrata, ormai da un paio di settimane è entrato questo carissimo personaggio, carissimo amico, che viene appunto da Varese, quindi viene dal nord, ma con un'orchestra che spazia in tutta Italia con grande successo. Si tratta di Marco Zeta, che ci fa ascoltare L'acrobata del circo. E vai, Marco. Veri, quei sentimenti sono veri. È quel senso che ti prende se il pubblico risponde e tu ringrazierai. È così, la nostra vita è un carrozzone. Stelle su nel cielo, tante avventure sul sentiero, ma l'amore quello vero non è concesso a me. Volteggia acrobata, il pubblico aspetta il tuo numero. Vola più in alto che tutti si aspettano il brivido. Se la stanchezza farà male agli occhi, che importa? Metti solo la maschera, quella di sempre, nessuno vedrà. Se cadrai, applaudiranno più forte. Se ti sporchi le mani, tu tienile chiuse, nessuno saprà. Di sempre nessuno vedrà. Se cadrai, applaudiranno
più forte. Se ti sporchi le mani, tu tienile chiuse, nessuno saprà. Se ti sporchi le mani, tu tienile chiuse e nessuno saprà. Andiamo a vedere. Sono che combina là. Cristiano Chiesi a Milano. Gran Milano. Ma tu ogni tanto parli il milanese, il dialetto? Io scherzo molto sul fatto che dopo bene o male tantissimi anni, perché i miei genitori parlano correntemente e chiaramente correttamente il milanese ogni giorno, io non lo so parlare, sono ridicola. Eppure sono anche laureata in lingue, ma non in milanese. Sì, vabbè, non in milanese. Quindi, ma i tuoi genitori tra loro parlano ancora il milanese. Sempre, solo. Sempre, sì, dialetto. Sì, ma, certo. Comunque, vediamo invece che cosa sta combinando Cristiano Chiesi a Milano con la famiglia Brambilla. Di tornare, eh? È bello già tutto freddo un tavolo, come mai? Genovefo, ho fatto tardi, guarda, ti spiego, lasciami spiegare. Oggi è venuto all'autosalone a trovarci un tipo, insomma, sì. Uno che a un certo punto mi ha proposto di giocare a carte, a poker. Ho giocato, ho perso tutto. Come ti ho perso tutto? Ho perso tutto. Ma tutti che? Che ti ha perso? La macchina! No, peggio! La rossa! Peggio! Oh, che scelti, peggio! Ho perso te. Beh. Sì, ho perso te. E che c'entri te? Praticamente in base alla scommessa che si è fatto, tu devi andare a letto con lui. Ma come tu ti permetti, scherzato? Ma perché tu mi hai presa? E poi? Chi è questo tipo? Perdono. Ma che perdono? Voglio sapere chi è questo tizio. O chi è? È un saudita, eh. Un saudita, un petroliere. Praticamente questo qui è venuto da noi a comprare un po' di macchine, sì, per i suoi clienti. Allora ha comprato 7-8 Ferrari, 4 Chevrolet, 2 Porsche, 2 macchine di quelle grosse, l'Hammer e quella Jeep. E poi ha comprato, insomma, un po' di macchine, insomma. Questo è uno, insomma, c'ha un sacco di soldi, per cui ha comprato un po' di macchine per i suoi clienti, capito? Accidenti. Comunque, guarda, Genoveffa, ti dico, sì, anche un'altra cosa. Lui ha detto che se proprio vogliamo rinunciare alle vincite, lui è disposto a chiudere un occhio. I che? Le scommesse le si pagano, si rinuncia a nulla! Oh via! Oh, che dignità a letto questa! Senti, a proposito, ma indo dorme o questo tizio? Allora se l'eccezzo! Ricordi di ritornelli, vediamo un po' chi ci scrive oggi. Ci scrive oggi Fernando da Arezzo. Ho scoperto la vostra trasmissione da poco e mi piace molto. Ah, benvenuto fra noi. Vorrei ascoltare la canzone dei Rodigini e Bergamini, Dolce Terra Mia. Grazie. Ma lo sai che la nostra redazione te l'ha trovata subito? Ma guarda. Brava redazione. Dolce Terra Mia è una canzone dedicata alla nostalgia per la terra d'origine, per le nostre radici e per gli indimenticabili primi amori della nostra adolescenza. È un brano emozionante ed espressivo, splendidamente interpretato da due grandi orchestre del panorama musicale nazionale, i Rodigini e Luca Bergamini. Ah. Una coproduzione delle edizioni musicali Suonami e Novalis. Per Fernando, Dolce Terra Mia, interpretata da Luca Bergamini e Rodigini in questo bellissimo videoclip. Ricordi di ritornelli. Like a
sempre stata dentro me. Tu, dolce terra mia, quante storie hai visto e raccontato già. La tua gente, il tuo profumo sono tutto quel che ho. Voglio solo La stai mimando, Luciano, però insomma grande il significato Genio. È abbastanza, come dire, è possibile che tutte le canzoni di Genio abbiano questo fascino particolare che non tramontano mai. Fascino. Vabbè, insomma, parlando del ballo del pinguino, facciamo baracca, ne hanno fatte talmente tante, il Genio e appunto l'amico Gianni Drudi hanno fatto veramente dei grandi successi. Una di queste è proprio nuova dall'ultimo album di Genio e la Bubi Band. Ancora ci do. Genio e Pierrot, ancora ci do. È il titolo emblematico, dai, ragazzi. Dai, Genio, alla grande. Dove c'è la voglia di ballare, e ancora ci do. E canto una canzone, e ancora ci do. Regalo un'emozione, e ancora ci do. Ballate, amici miei, ancora ci do. Saltate più che mai. Ristoranti sono stato, girando il mondo sai quanto ho mangiato, carne, pesce, spada e bucatini, lasagne, campagnole e pendolini. E ancora ci do, con la tagliatella. E ancora ci do, vino con ciambella. Ancora ci do, vai con la fiorentina. Ancora ci do, col pane la piadina. Se ne ho amate in quantità, bionde, rosse, more, qua e là. Me ne filavo quattro ogni serata e mi son preso pure una sbandata. E ancora ci do, con le belle donne. E ancora ci do, viva le minigonne. Ancora ci do, ma quale pastiglia. Ancora ci do, ma che una meraviglia. Ancora ci do. Ciao amici, vi aspettiamo stasera. Tra poco siamo lì, appena finisce il programma praticamente noi siamo lì alla Cappuccina con grandi ospiti, grandi amici e sicuramente grandi artisti per farvi passare una serata indimenticabile proprio a Relè la Cappuccina di San Gimignano. Adesso, vi aspettiamo. Siamo già lì, appena siamo finito qua partiamo, in un'ora siamo là, se mangia e se canta. Come sempre. Buoni ritornelli a tutti. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.